Per reggenti malatestiane continua il suo viaggio a Saludecio, scopriamo adesso le sue eccellenze enogastronomiche. Ora con Geigia Luchena della Villa I Tramonti, un elegante agriturismo di Saludecio. Geigia, qual è la storia di questo agriturismo? Allora, Villa Tramonti nasce inizialmente come allevamento di struzzi, quindi come una struttura legata ad un allevamento di animali un po' atipici, la cui carne è particolarmente pregiata, e dall'allevamento nacque poi l'idea di costruire questa struttura molto elegante, come ha già insomma indicato lei, che si inserisce però perfettamente nell'ambiente, quindi siamo in collina con una splendida vista panoramica sul nostro mare, il mare Adriatico, una vista anche collinare sui nostri splendidi comuni di Saludecio, Mondaino, quindi c'è una visuale, una panoramica esterna molto suggestiva, oltre poi all'eleganza e all'accoglienza degli ambienti interni. Grazie Geigia, io infatti adesso scappo proprio in cucina a vedere che cosa il tuo chef sta preparando. Eccomi in cucina, dove qui c'è Davide, lo chef, che sta preparando che cosa? Allora, stiamo preparando degli involtini di struzzo con della mozzarella di bufala e un ristretto di pomodoro e dei broccoletti. Bene, quali sono le fasi del lavoro? Diciamo che ora stiamo andando a farcire il filetto dello struzzo. Gli struzzi sono allevati qui da noi nelle nostre colline. Lo andiamo a farcire con della mozzarella di bufala fresca, la condiamo con del sale e del pepe e dopo la andremo a scottare in padella veloce e le impiattiamo. Ora procediamo alla preparazione degli involtini e subito dopo andremo alla cottura. Che cosa, questa ricetta l'hai inventata tu? È una tua creazione? Sì, una ricetta? Perché avendo gli struzzi in casa ci dobbiamo sempre star lì a inventarci qualcosa, anche perché dopo se diamo sempre le stesse cose o proponiamo sempre le stesse cose non è che va bene. Ecco, quali sono le caratteristiche della carne di struzzo? La carne di struzzo è una carne molto magra, ricca di ferro, è molto buona per alcune diete indicate, è anche molto tenera, assomiglia molto al manzo, anche di colore lo vediamo, però si differenzia solo per la sua proprietà che è dolce, il suo sapore dolciastro, diciamo, si differenzia dal manzo. Ecco, ora andiamo a scottare gli involtini che sono pronti e li appoggiamo in questo piatto. Abbiamo preparato un ristretto di pomodoro, cioè sono dei pomodori sempre nostri, qui dei campi, li abbiamo fatto cuocere per 3 ore con della cipolla. L'abbiamo fatta stringere molto e poi l'abbiamo frullata e passata, setacciata. La andremo a appoggiare nel piatto facendo delle striscioline così. Una. Ho visto che nella padella ci sono delle verdure, giusto? Lì abbiamo dei broccoletti che sono tipici della stagione che sta arrivando con l'autunno e vanno benissimo, si adeguano bene anche per il colore alla carne di struzzo. Alla carne di struzzo, sì. Poi con la carne di struzzo possiamo accompagnare qualsiasi tipo di verdura. È buonissima come tutti i tipi di carne. Ecco, andiamo a scottare piano piano, leggermente in padella. Una rosolata 2 minuti per ogni lato. Qui gli appoggiamo della mozzarella di bufala cruda, giusto per richiamare un attimino la farcia all'interno dello struzzo. Ecco, questo è un piatto che si può fare tranquillamente anche a casa, è semplice. Assolutamente, semplicissimo, basta trovare solo la carne di struzzo. Venite qui, la venite a comprare e noi... Quale parte dello struzzo? Questo è il filetto, la parte diciamo più tenera che ci possa essere, come in tutti i tipi di carne. Ma dello struzzo si può mangiare tutto? Cosa si mangia sì, dello struzzo? Tutto. Solo le ossa normalmente si buttano via. Si Però a partire dal collo, che si fanno delle buonissime insalatine, facciamo le tagliate qui... Il filetto è una carne come si può fare per il manzo, si fa uguale per diciamo il manzo e tutte le altre cose. Poi con le parti un po' più dure facciamo dei bocconcini, cioè la facciamo andare un po' di più in padella, facciamo stufare così da ammorbidirla. Uno stufato? Sì. Che si può accompagnare con verdure, con assolutamente, salsa? Assolutamente.
Noi lo facciamo in zuppa con della polenta, anche ora che arriva la stagione della polenta. Ecco, abbiamo appoggiato i broccoletti, sì, sopra la mozzarella e ora andremo ad ammettere gli involtini. Gli involtini io per esempio come li faccio io, gli involtini ci metto sempre lo stuzzicadente per tenerli chiusi. Ma noi siamo più bravi, signora, sì. Mi sembra di sì. Infatti sono perfettamente chiusi, la mozzarella sì, non è uscita. No, la mozzarella anche perché l'abbiamo fatto cuocere pochissimo, solo per questo. Sono proprio scottati, infatti la carne rimane un po' rossa. Sì, infatti. Le appoggiamo un attimino sulla carta, così da far gocciolare tutto il sangue. E poi sono pronti, le appoggiamo. Questa tradizione di mangiare lo struzzo, che da noi magari in Romagna è meno nota, da dove arriva? Ah, arriva dal nostro proprietario, che è un amante di questi animali. Li ha sempre, diciamo, curati lui e poi da lui ce l'ha passata a noi tutti quanti. E vi inventate questi piatti. Sì. Ecco, vedo che ci sono anche delle erbe aromatiche. Certo, sempre del nostro giardino, del nostro orto. Abbiamo la maggiorana, il basilico e la mentuccia fresca. Qui mettiamo un po' di maggiorana che è molto profumata, che serve oltre a decorare anche per dare quel tocco in più di profumo. Di un profumo e fresco. Che però non si mangia. Anche si mangia. Si può anche mangiare. Tutto quello che mettiamo nei piatti dovrebbe essere mangiato. Ok. Di solito. Usiamo del nostro olio, sempre dei nostri olivi, e abbiamo tutto in casa qui. Quindi non abbiamo bisogno di uscire, io non vado a fare la spesa. Un filo d'olio. Tu ti alzi la mattina e scendi qua? Sì, arrivo qui e trovo tutto qui nel campo. Infatti prima sono andato con il camion nel campo e... Signori, il piatto è pronto. Il piatto è pronto. Scopriamo ora una realtà agricola importante qui del territorio di Saludecio, l'azienda agricola di Matteo Zavoli e famiglia, perché dovete sapere che questa realtà è stata fondata dal nonno e poi continuata dal figlio e dai nipoti. Matteo, quanti animali ci sono nella vostra azienda? Che cosa fate? Facciamo un lavoro dedicato alle tre razze autoctone del nostro territorio, i bovini, i suini e i polli, e quindi le razze che esistevano qui da sempre: la mora romagnola, il bovino razza romagnola e il pollo romagnolo. E il numero, i bovini sono tra i 40 e i 50, oscillano in questo range, e i suini invece sono circa un'ottantina. Anche qui variabili in base alla fortuna che si può avere nelle nascite, visto che allevarli è un'impresa, e per i polli vale lo stesso discorso dei suini. Voi qui fate coltivazione, poi allevamento e poi trattamento delle carni, quindi tre fasi fondamentali nella vostra azienda. Ecco, come alimentate i vostri animali? Sì, come dicevi tu, appunto abbiamo 22 ettari di terreni che coltiviamo con granella e foraggi, e l'azienda è a ciclo chiuso, quindi tutto quello che viene coltivato viene poi dato per autoconsumo ai nostri animali, alla parte zootecnica. Utilizziamo questo mulino per macinare i cereali e poi tutto viene miscelato con un carro miscelatore assieme al foraggio, e questa è l'alimentazione dei nostri animali. Con i tempi di crisi, insomma, che stiamo attraversando, quanto è difficile portare avanti poi per dei giovani, insomma, come te, tuo fratello, un'azienda del genere, un'impresa come questa? Diciamo che nascendo in una famiglia, essendo alla terza generazione, questa cosa la si trova, si cresce con questa passione che viene trasmessa e si va avanti grazie proprio alla passione per questo lavoro. Le difficoltà di oggi le conosciamo un po' tutti,
e vengono soprattutto dalla burocrazia e quindi dal poco tempo che possiamo dedicare, non più come una volta, che c'erano le stagioni, i lavori erano stagionali, oggi i tempi sono sempre più stretti. Quindi questo un po' vi limita in quella che dovrebbe essere invece più l'attività a contatto magari con gli animali, con le fasi insomma dell'azienda? Sì, c'è sempre meno tempo per poter migliorare l'azienda. Va bene, adesso noi comunque andiamo a vedere, a scoprire una fase, come dicevi tu, della lavorazione e poi insomma quelli che sono i prodotti finali, quindi la parte più gustosa insomma della cosa. Assolutamente, l'ultima parte, quella più deliziosa. Dal mio abbigliamento sono nella sala di lavorazione della ditta Zavoli, sono con Giovanni che ha le prese con un taglio. Cosa stai facendo, Giovanni? Qui stiamo lavorando una spalla di mora romagnola e adesso stiamo disossando la parte anteriore, quindi adesso sto cavando la parte con la coppa e le costine per poi andare a disossare la spalla. E questo è un lavoro che avviene tutti i lunedì nella nostra azienda, dopo che i maiali vengono macellati nel mattatoio comunale di Mercatale, che è l'unica fase che avviene al di fuori della nostra azienda, per motivi tecnici chiaramente, e se no tutto il resto viene fatto direttamente da noi, quindi coltiviamo i cereali direttamente nei nostri poderi per l'alimentazione dei nostri animali, e quindi cereali e foraggi. E dopodiché i suini, i nostri bovini vengono portati alla giusta maturazione per poi essere macellati e lavorati direttamente nel nostro laboratorio a norma CE. Quanto deve durare questa maturazione? Diciamo che facendo un tipo di allevamento allo stato brado per i nostri suini e per i bovini, i tempi di ingrasso sono un po' più lunghi rispetto a quelli di un altro tipo di allevamento. Quindi diciamo che per un suino di mora ci vogliono almeno 15-16 mesi di età, mentre invece per un bovino siamo intorno ai 20-22 mesi. Questo è dovuto al fatto che gli animali mangiano solamente cereali senza l'uso di mangimi e quindi la crescita è totalmente naturale. Ecco, e come si fa, Giovanni, a capire quando una carne è buona, come per esempio questa, insomma, che dal profumo e dall'aspetto effettivamente sembra invitante? Ma diciamo che non è che ci sono tanti segreti, la cosa più importante è curare il benessere dell'animale, quindi un animale che sta bene, quindi non ha stress nella sua vita e mangia solamente cose sane e genuine, sicuramente ci permetterà di avere una materia prima di ottima qualità. Un po' come noi uomini alla fine. Esatto, è la stessa cosa. Senti, allora Giovanni, adesso io vado nel punto vendita perché magari vado a vedere qualche salume da voi prodotto. Come no? Andiamo allora. Giovanni, allora quali sono i prodotti tipici che proponete qui nel punto vendita? Allora, qui nel nostro spazio aziendale si può trovare un po' tutti i nostri prodotti fatti direttamente qui in azienda, sono tutti salumi lavorati in modo artigianale, senza l'uso di conservanti, e come tipologia di prodotti facciamo un po' tutto quello che si può ricavare dal suino, come da nostra tradizione, quindi possiamo trovare dai prosciutti
stagionati con osso o senza, a coppe, guanciali, salami, salsicce, lonzini, lardi e anche con affinamenti particolari che diciamo sono un po' le nostre chicche che ci diversificano un po' dagli altri, ecco. E tra i prodotti particolari, per esempio rispetto alla mora, cosa proponete? Ecco, il discorso con i salumi di mora merita, diciamo, è una cosa a parte, che chiaramente si rivolge dei clienti che cercano una produzione proprio di nicchia e tra l'altro sono tutti prodotti marchiati col presidio di Slow Food come razza suina mora romagnola e diciamo abbiamo dei prodotti molto particolari come ad esempio questi prodotti affinati con le foglie di tabacco, col fieno, che è una ricetta antica che facevano i nostri contadini qua in campagna, oppure anche dei prosciutti stagionati sotto cenere e per ultimo un salame impastato con la birra artigianale. Ah, questo qui che hai già pronto per il taglio. Esatto, questo è un salame che abbiamo avuto l'idea di impastarlo invece che con il vino, con una birra artigianale, quindi un prodotto sicuramente diverso che non si trova da nessun'altra parte. E che riscontro ha? Piace? Sicuramente è un prodotto curioso che la gente piace ed è, diciamo, sta avendo un ottimo successo. Allora sai Giovanni cosa ti dico? Che me ne assaggio una fettina. Viaggio tra le eccellenze del territorio ci porta al Portico del Vasaio. Siamo infatti da Valentino Piccioni, ceramista di Saludecio. Valentino, cosa stai realizzando? Sto realizzando una bottiglia con l'argilla, quindi con l'utilizzo, con l'ausilio del tornio. E proviamo a creare questa bottiglia. Quali sono le fasi per realizzare un oggetto in ceramica? Allora, la prima fase fondamentale è l'impasto dell'argilla, quindi viene preparata in un'impastatrice per poi preparare la palla e posizionarla sul disco del tornio e niente, poi successivamente la cosa fondamentale sono le mani, quindi tutto quello che viene realizzato in questo laboratorio è assolutamente, esclusivamente a mano, è una mia prerogativa, diciamo. Senti, ma tu ti ispiri da dei disegni, da delle immagini, dalle cose da dei bozzetti che realizzi prima o vai così proprio a occhio, sul momento, con la creatività del momento? Beh, dipende, se è una commissione è ovvio che ho bisogno anche di sapere, di avere un disegno, di fare un bozzetto, altrimenti può anche semplicemente venire fuori da nulla, quindi iniziando a far girare il tornio, avere in mente un oggetto che può essere un vaso, una ciotola, una bottiglia, qualsiasi cosa e poi si parte. E Valentino, come è iniziata la tua avventura nel mondo della ceramica? Beh, l'avventura, intanto vorrei fare una premessa, in quanto penso che come tanti lavori, credo comunque per quanto riguarda me la ceramica, penso che sia una cosa comunque innata. Quindi ho iniziato, l'ho trovata in un laboratorio di Montefiore, quindi ho iniziato questo percorso in questo vecchio laboratorio dell'Ottocento e lì sono partito con la ceramica comunque tradizionale, per poi sì, arrivare a delle forme comunque magari d'artigianato artistico, anche oggetti comunque di design. Senti, la ceramica tradizionale, quindi gli oggetti che si utilizzavano una volta nella vita quotidiana, anche in campagna, insomma nelle case degli abitanti, tipo per esempio quali oggetti venivano utilizzati tradizionalmente? Sì, un oggetto d'uso che comunque è rimasto nella memoria è l'orcio, quindi l'orcio, il catino,
le ciotole, i catinoni, sono comunque tutti oggetti d'uso quotidiano, anche la scodellina per realizzare le forme di formaggio, quindi erano oggetti comunque d'uso, in quanto cioè il contadino avevano comunque gli animali nella stalla, quindi è tutto un concetto diverso. Ecco, e il disegno, l'immagine, i colori che venivano usati, quali erano per questi oggetti tradizionali? Sì, quindi il colore era il giallo, quindi il giallo con un disegno che rappresenta un fiore stilizzato dato dall'ossido di ferro e l'ossido di rame. E quindi, per esempio, l'orso aveva la parte sotto che era grezza, perché comunque si risparmiava anche con lo smalto, quindi la parte sopra era smaltata e sotto rimaneva comunque grezzo, quindi serviva anche per far traspirare comunque meglio l'acqua. E poi il disegno era molto semplice, no? Si tratta di un fiore, di una... Semplicemente un fiore, oppure sul catino venivano semplicemente date degli schizzi, adesso comunque lo faceva anche Jackson Pollock, quindi questi schizzi alla action drapping, quella pittura un po' d'azione, certo. Quindi era già... Passando invece agli oggetti più curiosi e più originali della tua bottega, vedo qui di fronte a noi dei personaggi. Di che cosa si tratta? Sì, questi sono dei simpatici personaggi che prendono il nome del pattacaromagnolo. Quindi ognuno ha il suo nome e quindi viene caratterizzato ha una caratteristica di... Della sua personalità. Sì, esatto. Quindi per esempio come Spiritose, Sburon e Bucalon, la Bella Pattacca, che è l'ultima che ho realizzato, l'Invernid, quindi ci rappresentano un po' tutti, diciamo. Porta Marina alle mie spalle, qui da Saludeccio è tutto, terre e genti malatestiane, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Entra anche tu nel Club Argento, il conto gratuito di Banca Malatestiana, che dà valore alla tua pensione. Per vivere in serenità, comodità e sicurezza, l'età del tempo libero. Club Argento, un argento che vale oro. Banca Malatestiana, differente nei fatti.